Ben sintonizzati su Radio Lemine, la radio della parrocchia di Almenno San Bartolomeo. Bene, siamo qui in diretta nello studio di Radio Lemine, per chi ci vede anche in streaming, diretta streaming, questa sera 8 marzo 2018, una serata particolare perché sappiamo che il giovedì sera è dedicato alla catechesi, in particolar modo sul tema del silenzio, a cura di Don Dario Mazzoleni. E questa sera Don Dario ha voluto stupirci perché innanzitutto oggi è l'8 marzo ed è la festa della donna. Quindi ha pensato bene di non uscire dal tema, però di cogliere questo momento, visto che cade proprio il giovedì nella sera in cui lui fa la catechesi, fare questo piccolo gesto, questo piccolo dono a tutte le donne che ci ascoltano da casa. Quindi ascoltiamo attentamente questa sua serata. Io non ho ancora sentito questo, non è lunghissimo, è abbastanza breve, lui ha detto, questa dedica a tutte le donne, al di là dell'8 marzo, perché la donna rimane sempre un elemento fondamentale nella vita di una famiglia, nella vita di una coppia, nella vita di tutti i giorni dell'umanità. Quindi questa sera è dedicata alla donna in maniera vista da Don Dario Mazzoleni. Quindi a tutti una buona serata e un buon ascolto, anche se sarà breve, ma sono sicuro che sarà intenso. Cari amici, questa sera, visto che è la festa delle donne, propongo qualcosa di diverso, che però sono sicuro ci aiuterà a quel particolare silenzio che richiede il grande mistero femminile. Sia chiaro, a me la festa delle donne non piace, perché è di matrice ideologica. Ma ho la più grande e vera ammirazione verso la donna e la sua vocazione di sposa, di madre, unita a tutti i grandi doni di cui Dio l'ha dotata. Se penso alla Madonna, poi. Sentite cosa dice della donna il cardinale polacco Stefan Wyszyński, che fu primate di Polonia, nato nel 1901, morto nel 1981, grande resistente contro il potere comunista di allora. Scrisse queste cose nel suo diario durante la sua lunga prigionia. Mi ripeto, tutte le volte che una donna entra in camera tua, alzati sempre, anche se sei occupatissimo. Alzati, sia che sia entrata la madre superiora o suor Cleofasa che accende la stufa. Rammentati che ella ti ricorda sempre l'ancella del Signore, al cui nome tutta la Chiesa si alza in piedi, e alla quale questa donna è più strettamente legata di te. In questo modo, tu paghi il tuo debito nei confronti della tua madre naturale, che ti ha servito con il proprio sangue e con il proprio corpo. Alzati in piedi, non esitare. Vinci la tua presunzione maschile e il tuo autoritarismo. Alzati in piedi, anche se fosse entrata la più derelitta delle Maddalene. Soltanto allora avrai imitato fino in fondo il tuo maestro, che si è alzato dal trono alla destra del Padre, per andare incontro all'ancella del Signore. Solo allora avrai imitato il Padre Creatore che ha mandato Maria in aiuto di Eva. Alzati senza indugi, ti farà bene. Bellissime parole. Aggiungo, questa sera siamo brevi, una bellissima poesia di Ada Negri, grande poetessa italiana nata nel 1870 e morta nel 1945.
La prima fu socialista, appassionata interprete delle ragioni degli umili e degli emarginati. Poi convertita, contemperò le aspirazioni di riscatto sociale con la centralità attribuita ai valori tradizionali della famiglia. Con il trascorrere degli anni, rivolse una più profonda attenzione agli aneliti del proprio animo, scrutando nel profondo dei sentimenti e lasciando emergere la sua velata inclinazione religiosa, che si espresse letterariamente nella stesura di una geografia di Santa Caterina da Siena. La sua attività letteraria, lungo la sua storia, ebbe tre fasi: una ruffata, cosiddetta rivoluzionaria, della sua giovinezza, una intermedia, passionale, senza essere più sociale, l'ultima meditativa, nella quale raggiunse decoro e dignità di scrittrice. A quest'ultima fase dell'ispirazione della Negri appartiene la bellissima poesia che segue, una delle ultime o l'ultima, non ricordo. La frase più bella, tutto fu bene, anche il male, dice cosa possa essere Cristo per la vita di una persona come misericordia e perdono. Come dice San Paolo in Romani 8, tutto concorre al bene di coloro che amano Dio, e Sant'Agostino aggiungeva nel suo commento a questo versetto: etiam peccata, anche i peccati. La poesia si intitola Atto d'amore. Non seppi dirti quanto io t'amo, Dio, nel quale credo. Dio che sei la vita vivente, e quella già vissuta, e quella che è da vir più oltre, oltre i confini dei mondi, e dove non esiste il tempo. Non seppi, ma a te nulla occulto resta di ciò che tace nel profondo. Ogni atto di vita in me fu amore, ed io credetti fosse per l'uomo, o l'opera, o la patria terrena, o i nati del mio saldo ceppo, o i fior, le piante, i frutti che dal sole hanno sostanza, nutrimento e luce. Ma fu amore di te, che in ogni cosa e creatura sei presente. Ed ora che ad uno caddero al mio fianco i compagni di strada, e più sommesse si fan le voci della terra, il tuo volto rifugge di splendor più forte, e la tua voce è cantico di gloria. Ora Dio che sempre amai, t'amo sapendo d'amarti, e l'ineffabile certezza che tutto fu giustizia, anche il dolore, tutto fu bene, anche il male, tutto per me tu fosti e sei, mi fa tremare d'una gioia più grande della morte. Resta con me, poiché la sera scende sulla mia casa con misericordia d'ombra e di stelle. Ch'io ti porga al desco umile il poco pane e l'acqua pura della mia povertà. Resta tu solo accanto a me, tua serva, e nel silenzio degli esseri il mio cuore oda a te solo. Nel silenzio degli esseri il mio cuore oda a te solo. Ecco, quale grande esempio di silenzio può essere il cuore di una donna che nel tempo man mano si è avvicinato al cuore stesso di Dio e di Cristo e si è nutrita del suo silenzio per fare silenzio nel suo cuore. Il mio cuore oda te solo. Chiediamo che sia questo sempre di più al cuore della nostra vita, del nostro cammino di fede. Carissimi amici e carissime donne, buona serata e buonanotte a tutti. Thank you.